Il 24 settembre 2005 è stata la giornata dei castelli. Nell'occasione, nella chiesa di San Pietro a Belforte, allestita come auditorium, si è svolto un interessante seminario di architettura davanti ad un pubblico giovane e attento. Il Politecnico di Milano ha scelto il territorio del comune di Gazzuolo per un'approfondita ricerca sul tema Gazzuolo, la città, le difese, l'ambiente, la storia, a cura del laboratorio di recupero e conservazione, del corso di diploma in edilizia, del Politecnico di Milano, polo regionale di Mantova. Il relatore del seminario, professor Mauro Bianconi, come rappresentante del prorettore del Politecnico, ha ringraziato il sindaco De Nevi e l'assessore alla cultura Mariangela Novellini per l'intelligente collaborazione che ha portato ad un risultato eccellente nell'approfondita analisi del territorio sotto i profili evolutivi, storici e architettonici e nella stesura di possibili piani di intervento conservativo. Sono intervenuti la professoressa Graziella Colmuto Zanella, presidente della sezione Lombardia dell'Istituto Italiano dei Castelli, il dottor Giordano Lanzetti, presidente del Rotary Club territoriale, che ha espresso soddisfazione per l'iniziativa, il professore Ludovico Bettoni, che ha analizzato le dinastie dei Gonzaga, il professor Luciano Roncai, che ha parlato di documenti importanti, la professoressa Alberta Cazzani, che ha parlato dell'importanza della ricerca storica. Infine, la professoressa Antonella Saisi si è rivolta con soddisfazione ai partecipanti per il successo dell'iniziativa. Ascoltiamo ora da una studentessa che ha partecipato al corso alcuni brani della ricerca. Ogni gruppo ha lavorato su un fronte degli edifici e ha fatto il rilievo architettonico del proprio pezzo di competenza, quindi con una fotografia completa del fronte, il rilievo geometrico con tutte le misure, in questo caso con e senza il portico, per vedere anche ciò che le arcate del portico celano oltre la propria presenza. Poi è stato fatto un rilievo materico, sempre dello stesso pezzo di competenza, in cui sono stati posti in evidenza tutti i materiali con cui allo stato attuale si presenta l'edificio. A questo è seguito un rilievo del degrado. Sono andati ad evidenziare con diversi colori le tipologie di problematiche sia strutturali che diciamo materiche dell'edificio e infine hanno fatto delle proposte di intervento per fare fronte a quei problemi che sono emersi proprio dall'analisi del degrado. Questo è stato fatto per tutto il nucleo urbano. In particolare sul tratto che presenta i portici è stata fatta un'indagine storica di evoluzione attraverso la lettura dei documenti d'archivio per capire quando sono stati costruiti questi portici e come si sono modificati col passare del tempo, quindi dal portico alla costruzione successiva sopra al piano terra e sulle successive demolizioni, così per tutte le soglie storiche dell'Ottocento e del Novecento. È stato fatto infine un approfondimento storico e strutturale sulla chiesa di San Rocco, che è stata studiata attraverso i documenti d'archivio, attraverso un rilievo sul campo che ha posto in evidenza tutti i materiali, le stratificazioni storiche, le principali problematiche che questo edificio presenta. L'allestimento è stato studiato come se uno attraversasse l'insediamento al centro storico di Gazzuolo e quindi può vedere questo rilievo materico, geometrico, architettonico di tutti i fronti. Su un lato e sull'altro abbiamo gli stessi tipi di analisi per tutte le porzioni dell'insediamento. Ogni volta viene evidenziato qual è il pezzo a cui le tavole fanno riferimento.